possiamo andare. Coach Roberto Cerisoli, un esordio amaro per il Santo Stefano Basket in carrozzina nella prima gara casalinga al Palaprincipi contro il Porto Torres. La sconfitta fa sempre male, l'attenuante che giocavamo contro una delle favorite al campionato, una delle due corazzate del nostro campionato, quindi ci poteva stare la sconfitta, magari il risultato è troppo pesante per quello che poi si è visto realmente sul campo, sicuramente dobbiamo lavorare. Ecco, mi ha anticipato un pochettino la domanda, lavorare in settimana in particolare su che cosa? Ma noi siamo una squadra nuova, prima di tutto devo lavorare io sul capire quali sono i quintetti, gli equilibri migliori per poter esprimere al meglio il nostro gioco. Ancora siamo alla seconda partita, alla terza partita del nostro campionato, quindi ci sono ancora cose da assestare e devo lavorare soprattutto su quello. Poi sulla compattezza in generale della squadra e sugli equilibri con i vari quintetti, perché perdiamo troppo facilmente mordente in difesa o equilibrio in attacco nel momento in cui andiamo a cambiare qualche cosa rispetto al quintetto, ed è sintomo di una squadra chiaramente giovane, però bisogna crescere in fretta perché il campionato è breve. Ecco, lo dicevi prima, un risultato troppo severo rispetto a quello che è stato l'effettivo valore in campo. Noi abbiamo visto una partita in cui il Santo Stefano, pur tra virgolette meritando di perdere, perché come dicevi il Porto Torres insieme al Cantù è una delle due candidate alla vittoria finale, allo scudetto, è stata una partita molto gradevole, piacevole, giocata a livelli tecnici e con intensità molto buona. Quindi mi sembra che tutto sommato nella sconfitta ci siano anche elementi di positività. Assolutamente sì. Noi non abbiamo nulla da invidiare alle due corazzate, ci manca esperienza, ci manca qualche la crescita che speriamo arrivi di qualche giocatore per poi essere a livello delle altre squadre. Di sicuro competere con squadre così forti può essere sì un banco di prova, ma deve essere un banco di prova positivo per la squadra. È importante che capiamo che cosa sbagliamo senza demoralizzarci o senza guardare solo il tabellone, ma dobbiamo guardare più nello specifico le situazioni per correggere i nostri errori e per migliorarci. Okay.